innanzitutto ringrazio Mirko per l'invito che mi ha fatto, per questa tematica così importante che noi in questi 5 anni in effetti abbiamo cercato di portare avanti, abbiamo perorato, scontrandoci con un teatro che lo siete dimenticato, il teatro di Palazzo Marconi, perché lì in effetti si recita spesso. E noi abbiamo cercato di portare avanti delle istanze, da opposizione siamo sempre stati, diciamo, messi in minoranza, perché purtroppo le mani dall'altra parte, anche a causa dei voti, come sono andate le elezioni 5 anni fa, ci hanno visto soccombere nel voto poi dell'Aula. E io vorrei soffermarmi un attimo su come questo centrosinistra fa la cultura a Frascati, perché sono d'accordo, se la cultura è un volano per l'economia locale, investiamo e molto sulla cultura. La sinistra di Frascati invece ha ribaltato il concetto, non è più la cultura a servizio del cittadino, ma è diventata la cultura a servizio della politica, ovvero noi abbiamo strutture molto costose, tra cui non abbiamo citato, ma l'abbiamo detto un milione di volte circa, le scuderie a Dobrandini, una scultura che ogni anno ci costa 350.000 euro e che ne riesce ad incassare, udite udite, ben 3.500, è un fattore di copertura circa dell'1%. Allora, quello che noi abbiamo criticato a questa amministrazione è stato il fatto che la cultura come la intendiamo noi è un qualcosa che noi investiamo 10 e da 70, e su quello totale apertura penso da parte di chiunque qui, perché ci troviamo in un locale che magari, se c'è un teatro, il teatro attira persone a Frascati e questo locale lavora e dà lavoro a dei giovani e anche meno giovani, perché comunque con la situazione economica che c'è adesso non ci dimentichiamo anche che ci sono dei cinquantenni che stanno perdendo il lavoro. E inoltre, e la cultura come intesa dal duo Posa di Tommaso, non ci dimentichiamo, perché poi magari c'è il ritorno, una volta c'era il nuovo che avanzava, questo più che altro è l'avanzo del nuovo, e è stata intesa come un modo per dare alle loro componenti locali, alle loro associazioni satellite, le prebende. Noi abbiamo fior di associazioni che Mirko e io abbiamo attaccato costantemente in questi anni, che hanno lavorato esclusivamente con il comune di Frascati, e non ce lo nascondiamo, sono dei bacini di voti dell'attuale sindaco o dei gruppi che lo sostenevano o sostengono, adesso non è chiaro perché la situazione del centro-sinistra frascatano è abbastanza vulcanica, e questo ci dà appunto delle occasioni maggiori di poter finalmente sovvertire dopo 20 anni quello che c'è stato qui nella città. E allora io ci sto a questa sfida del teatro, ci sto se lo facciamo noi, se lo facciamo con le nostre idee, se riusciamo a farlo nell'ottica di dare un valore aggiunto a Frascati, perché Frascati, io ho 30 anni, non ce ne ho tantissimi, quando ero piccolo era la perla dei castelli romani, oggi non lo è più, cioè mi dispiace, non ci prendiamo in giro, oggi non è più la perla dei castelli romani, oggi probabilmente delle città che hanno lavorato più low profile, come Marino, come Grottaferata e la stessa Monteporzio, hanno fatto dei passi da gigante, sono città forse più vivibili della stessa Frascati, e noi che abbiamo avuto la fortuna di ereditare dei patrimoni storici, perché questo non è sicuramente né merito né demerito dell'attuale classe politica, ma noi abbiamo avuto la fortuna di avere Papi, di avere la prima ferrovia dopo la Napoli Portici e di Frascati, questi quanto la sanno? Che la prima ferrovia dello Stato Pontificio portava a Villa Campidelle. E allora noi abbiamo avuto questa fortuna di adottare un territorio, di essere, io ci sono nato, ma molti magari sono adottati da questo territorio, e che ha delle immense capacità. Noi abbiamo tutte le ville tuscolane chiuse, ma com'è possibile che siano chiuse? Cioè, com'è possibile che in 20 anni di centro-sinistra non abbiano pensato a fare un'assicurazione comunale? Perché le hanno chiuse perché la gente andava dentro e rubava magari dei pezzi, bisogna anche dire questo, se io sono il principe a Dobrandini, mi vengono a rubare a casa, probabilmente chiudo la casa. Quindi com'è possibile che il comune di Frascati non ha fatto mai un'assicurazione? Sapete quanto posti di lavoro possiamo dare con tutte le persone che poi, poverini, escono da storia dell'arte e l'attuale società non è che riescono a trovare molta occupazione? E noi potremmo essere uno di quei luoghi che attira turismo. Che il treno da Termini dovrebbe venire ogni mezz'ora a Frascati, portando le persone da Roma, i turisti americani, che invece vengono a Frascati, fanno la citarella sempre nella stessa osteria locale, vanno tutti lì, e questo è il turismo di Frascati. Avevamo un carnevale che era famoso nel mondo, addirittura i cani andavano a Viareggio, un caro è andato a Rio. Cosa ne è rimasto di quello? Non è rimasto nulla.
noi abbiamo, io sono dovuto andare a vedere il carnevale di Monteporzio, e ben ha fatto il sindaco di Monteporzio, Luciano Cori, sul territorio a prendere questa manifestazione. A me è rimasto qualcosa nei castelli. E allora noi dobbiamo un po' riscoprire il nostro orgoglio di essere pure cittadini di Frascati, cioè non ci dobbiamo vergognare, non dobbiamo diventare una periferia di Roma. Quello che dobbiamo rifiutarci di essere è periferia di Roma, perché Roma è una cosa, noi siamo un'altra, ci dobbiamo difendere da quella che sarà la zona metropolitana, cioè tutti insieme con i sindaci poi dei comuni qui adiacenti, evitare di diventare una periferia di Roma, perché poi non toccheremo palla. Roma sono 3 milioni di persone, noi con tutto rispetto facciamo 20.000 abitanti. Fate voi il rapporto, capite qual è il nostro peso in questo contesto, quindi uniti anche con i comuni adiacenti per cercare di fare una battaglia forte per le nostre identità territoriali. E infine volevo fare un appello alla Giovane Italia, sono stato il primo, diciamo, quando l'Azione Giovani divenne Giovane Italia, fui il primo, diciamo, rappresentante di Giovane Italia. Noi abbiamo il dovere verso questi ragazzi, mi fa specie che lo dobbiamo dire noi e non magari qualche anno più di me e Mirko, che ne facciamo insieme l'età, penso, della media dei consiglieri del Partito Democratico, se ci sommiamo non ci arriviamo, e abbiamo il dovere di trasferire a loro quello che abbiamo fatto in questi 5 anni, le nostre battaglie, perché io penso che adesso i tempi della politica siano un pochino più veloci, 2 mandati e la gente poi, a meno che non sia un fenomeno, non ti riconferma. Quindi noi dobbiamo trasferire a voi questa passione, questo amore e le nostre conoscenze, perché adesso magari ancora no, ma il prossimo giro tocca a voi. E noi ci siamo e ci proviamo. Per quello che riguarda le alleanze, il Nuovo Centrodestra sin dall'inizio ha detto che dialogherà con tutti, e come non è mai stato nella politica frascatana, non abbiamo messo alcun veto verso alcun nome. Questa è una cosa rivoluzionaria della politica frascatana, perché da quando ci sono in questo gioco, ogni volta un gruppo ha sempre messo un veto verso qualcun altro. Noi abbiamo detto, l'importante è andare uniti, l'importante è fare un progetto di centrodestra, l'importante è cambiare completamente il modo di fare politica a Frascati, perché altri 5 anni di questa gente Frascati non li sopporta. No.